quest'anno per Halloween un trattamento veramente speciale. A parte l'ospite, abbiamo con noi Michele, faremo una cosa particolare, non un cupcake, ma quelli che si chiamano Ubi Pies. Quindi è una sorta di cupcake fatto cadere dal lato che si spiaccica al suolo con un ripieno veramente goloso. Scopriamo come. Ora Michele ci racconta il primo step di questa ricetta. Ora Michele ci racconta il primo step di questa ricetta. Allora, preriscaldiamo il forno a 175 gradi e foderiamo. Io non c'è barri dentro, ma infatti. Sono ospite a casa di altri, quindi. Rifoderiamo una teglia da cupcakes con i nostri pilottini. E poi foderiamo una teglia invece da forno con un po' di carta da forno. Che si chiama questa? In una ciotola combino 190 g di farina con le nostre spezie. Abbiamo un cucchiaio di cannella, una grattugiata di noce moscata, un chiodo di garofano polverizzato, mezzo cucchiaino di zenzero, poi abbiamo mezzo cucchiaino di bicarbonato e un cucchiaino di lievito in polvere. Nella ciotola del nostro KitchenAid, Michele ha un KitchenAid bellissimo, color viola melanzana, stupendo, combiniamo 125 ml di olio di semi di girasole, mi raccomando che sia fresco, molto importante, con 150 g di zucchero bianco e 100 g di zucchero di canna. Sarà buono, Ubi Pies. Ricordiamoci periodicamente di raschiare il bordo della ciotola con la nostra spatola in silicone e di usare, in questo primo caso, la frusta a filo, perché chiaramente monta meglio lo zucchero e l'olio. Ora aggiungiamo due uova, una alla volta, a temperatura ambiente, mescolando... No, aspetta, troppa roba. Ora aggiungiamo due uova a temperatura ambiente, una alla volta, mescolando bene dopo in aggiunta. Ora aggiungiamo all'impasto 225 ml di zucca che è stata cotta al forno per circa un'oretta e poi frullata e chiaramente fatta raffreddare. E assieme a questo aggiungiamo anche un cucchiaio di scorza d'arancia appena grattugiata. Una volta aggiunto tutta quanta la farina, se la miscela risulta troppo liquida, aggiungiamo altra farina stessa. Noi abbiamo aggiunto addirittura 10 cucchiai, perché si vede, essendo chiaramente un test che stiamo facendo, vogliamo che l'impasto risulti bello denso, anche perché quello che faremo con la palettina da gelataio sarà quello di mettere tante palline sopra la teglia direttamente, quindi se l'impasto è troppo liquido abbiamo, diciamo, un disco volante, non dei Ubi Pies. Quindi, una volta che il nostro impasto è bello denso e vediamo che è sollevato, disegna come tanti bei nastri all'interno dell'impasto quando cade, è il momento giusto. Ora prendiamo la nostra teglia foderata di carta da forno, la nostra paletta di gelataio o un cucchiaio a caso, se per caso la paletta non abbiamo, prendiamo una dose molto molto parca e la rovesciamo direttamente sulla teglia. Inforniamo le nostre Ubi Pies nel forno preriscaldato a 175 gradi per circa 15-20 minuti. Corriamo, ma ci sono piatteri da tutti. Ci vediamo fra poco. Sono passati solo 10 minuti. 10 minuti e le Ubi Pies sono pronte. No, no, io aspetto. No, no, appunto. Così almeno non sa. C'è mica, siamo ospiti. 10 minuti ed eccole qua. Lasciamo raffreddare per circa 5 minuti e poi completamente su una gratella. E poi col frosting.